Everyone, welcome back in my channel. Allora, sono tornata con un nuovo video e sinceramente non sapevo cosa fare, perché voi sapete che sono tornata da pochissimo, quindi ho fatto un solo video e quindi sono ancora in fase di preparazione, diciamo. Quindi, non sapendo cosa fare, eccetera, ho pensato a voi. E ho detto, perché non fare un video dove nomino 5 canali dove io non mi sono mai disiscritta? Cominciamo subito. Vlogs. Vlogs. 5 canali da cui io non mi sono mai disiscritta, dico mai. Allora, io qui ho il mio telefono perché ho tutti i canali dove io sono iscritta, quindi ne nominerò soltanto 5, non me ne voglia nessuno, non è per qualcosa se non ho nominato qualcuno e non è che io sia iscritta solo a questi 5 canali, perché sennò veramente sarebbe il colmo, e anzi sono veramente tantissimi i canali a cui io sono iscritta e quindi non me ne voglia nessuno. Però questi 5 che nomino sono quelli in cui magari, che ne so, ci sentiamo al di fuori, oppure per qualche motivo io comunque non mi sono mai disiscritta. Allora, partiamo subito. Il primo canale che voglio nominare è il canale di Andrea Fuego, cui saluto e mando un bacione grandissimo. Allora, Andrea Fuego, e parlerò appunto un po' del canale, un po' della persona, ecco. Allora, Andrea Fuego è una persona che io ho conosciuto per caso, nel senso che l'ho visto in una live, adesso non mi ricordo di chi, e tra me e me ho pensato che mi piaceva moltissimo il modo come ragionava, perché si stava parlando in quel momento, in quel frangente, quindi non mi ricordo adesso la discussione qual era, su cosa era focalizzata, però mi ricordo che io l'ho visto e mi è piaciuto molto il ragionamento che faceva, che io mi sono chiesta a un certo punto, ma chi è questo che parla? E poi ho letto il suo nick, poi l'ho rivisto, ci siamo rivisti in altre live, eccetera, e da là abbiamo attaccato bottone e da là io mi sono iscritta e non mi sono mai disiscritta. Quindi mi piace tantissimo il suo canale, perché a volte mi fa ridere con le sue barzellette, e poi vabbè, è nata questa amicizia che per me è come un fratello, cosa che io non dico mai a nessuno, perché per me questo formare legami deve essere un qualcosa di veramente coerente con quello che si dice, perché sennò diventa solo una presa in giro, a me non piace. Quindi nulla, sono iscritta da lui e mi raccomando, tutti coloro che nomino vi invito a spulciare il loro canale. Vi metterò comunque il link di tutti questi canali che sto nominando giù nell'info box. Il secondo canale che nomino è il canale di... fatemi scegliere... è il canale di... non mi sono mai disiscritta... rullo di tamburi, Ariman, insomma, ha vari nick lui, non credo che abbia solo questo. Comunque noi ci siamo conosciuti tantissimo tempo fa, forse anche prima di Andrea Fuego, credo, sì. Sì, lo confermo, perché lui giocava ancora, insomma, faceva le partite in chat, eccetera, quindi sì, ci conosciamo molto più di Andrea Fuego. E niente, io l'ho conosciuto così per caso, non mi ricordo se ero finita in quel canale perché me l'aveva nominato qualcuno, ora dirvi chi, eccetera, non ricordo, non rimembro nulla. Però niente, andai, mi piaceva molto il modo come parlava, molto tranquillo,
Quindi mi è presa proprio questa cosa, mi ha colpito questo suo dettaglio. Poi vabbè, io non guardo mai il privato delle persone, io guardo il modo come si pone una persona nei miei confronti, poi il loro privato, eccetera, che cosa è successo, che cosa sta accadendo, non mi interessa. Io guardo semplicemente la persona come si relaziona con me. Poi se ha litigato con Tizio, con Caio, non va d'accordo con Tizio e con Caio, io non c'entro nulla. Cioè non posso essere condannata perché magari sono una sua amica. Questo non deve succedere, perché spesso e volentieri ho sentito qui su YouTube queste vicende che le trovo molto tristi, sinceramente, perché una persona deve essere libera a 365 gradi, cioè non esiste che deve essere limitata. Allora, se tu sei amica di, non puoi essere amica mia o amico mio, cioè no, queste cose non esistono. Quindi io sono sua amica, lo dico apertamente, e anzi gli mando pure un bacio grandissimo e andiamo avanti. Allora, un altro canale, il terzo canale a cui io sono iscritta e non mi sono mai disiscritta, è il canale La Strega Diversa. Allora, La Strega Diversa è una ragazza veramente carinissima, a cui mando subito un bacio grandissimo con un cuore, perché lei è l'unica, innanzitutto è l'unica che sa il mio nome, cioè nel senso che sa dire il mio nome per esteso, cioè non si impappina, non, quindi è la prima, quindi già solo per questo, standing ovation for you. E poi mi piace tantissimo il modo come si relaziona con gli altri, perché è una ragazza molto sensibile, ha una sensibilità molto, molto ampia. Quasi sicuramente più della mia, io anche sono sensibile, però lei sicuramente mi sorpassa. E poi è una ragazza buona, una ragazza che comunque non mette, cioè se deve metterci una parola di buono, lei ce la mette. E lei l'ho conosciuta sempre in una live di giochi, cioè ecco, intrattenimenti così, eccetera. Non mi ricordo dove, eccetera, però mi ricordo che la notai perché lei mi scrisse una frase che a me mi rimase in mente, no? Ma così subito, cioè, pim pum pam, nel senso, ciao dolcissima Maria Luria, se mi scrisse una cosa del genere. E a me colpì tantissimo perché in questo posto dove comunque le persone, nonostante sia tutta una cosa sul virtuale, basata sul virtuale, le persone si scannano, soprattutto le donne. Io non lo so perché c'è questa concorrenza proprio ma poi concorrenza di cosa? Però vabbè, comunque sia, io vedo un sacco di donne che si scannano, che magari mettono in cattiva luce una persona, magari per apparire appunto belle loro. Invece no, lei, Daniela, è una persona stupenda. E io gli mando un bacione ed è un canale a cui non mi sono mai disiscritta. Almeno lo sa anche lei. Allora, poi, e poi pronuncia il mio nome in una dolcezza, Maria Lourdes, che amore. Allora, poi un'altra persona, stiamo a quattro, giusto? Che non mi sono mai disiscritta. Aventube, sì, è un canale cui io mi sono iscritta e mai disiscritta. Aventube è un canale di due ragazzi, un lui e una lei, che saluto, mando un bacione grandissimo. Sono veramente carinissimi, fanno dei video, vanno in posti, viaggiano e fanno vedere questi posti meravigliosi che io li mando così. Anche perché comunque è bello vedere, insomma, cioè condividere persone che condividono i posti dove sono andati, no? Perché comunque magari una cosa che può piacere a me ma non può piacere agli altri, capito? Aventube è un canale veramente di svago. Fanno vedere questi posti meravigliosi,
Sono ragazzi tranquilli, che commentano, presenti, insomma, ecco. E mi sono piaciuti tantissimo, anche loro conosciuti tramite una live, credo, sì, mi sa che erano in chat, credo. Ci siamo un po' salutati tutti e loro, insomma, da lì è partito tutto. E comunque ve lo consiglio, perché se cercate un canale dove vi potete bere una tisana tranquilli e vedervi un video tranquillo, ecco, loro sono perfetti. Quindi io li saluto e gli mando un bacione grandissimo. Allora, poi un altro canale, l'ultimo canale che nomino, iscritta e mai disiscritta, è Cuore di Drago. Cuore di Drago. Allora, io da Cuore di Drago mi sono iscritta, ma disiscritta, e dunque lei sicuramente non se l'aspetterà neanche questa tra virgolette nomination, perché lei adesso vive un momento bellissimo della sua vita. Io non voglio essere d'intralcio, ecco, perché sono successe alcune vicende, però ci tengo tantissimo a dire che qualora voi abbiate visto, sentito, eccetera, non state là a ricamarci, insomma, a fare questi grossi uncinetti, eccetera, perché non serve. Io dico sempre che i panni sporchi si lavano in casa. Purtroppo è stato messo sul web questa cosa e non doveva accadere, perché a me non piace sinceramente questa cosa. A me piace quando una persona mi dice le cose in privato e rimangono tale. È successo che è venuto pubblico, ma comunque sia le altre persone non si devono permettere di dire A, B e C, perché è una cosa mia e sua. Io comunque sia, se l'ho nominata è perché comunque ci tengo, e è perché le voglio molto bene, ripeto, molto bene. E quindi noi ci siamo conosciute tantissimo tempo fa, ne abbiamo passate di tutti i colori, e di certo una persona non fa finire il nostro rapporto, anzi. Quindi mi raccomando, non cercate sempre di fare professori di vita, perché non serve. Cercate, se volete dirmi qualcosa in privato, bene, perché altrimenti è inutile che voi sotto i commenti andate, insomma, a scrivere cose abbastanza pesanti, non mi pare il caso. Comunque, detta questa parentesi, io sono iscritta da lei e trovate insieme a lei tutti i canali che vi ho elencato giù nell'info box. Qualora vogliate andarci una spulciata, volete dare una spulciatina a questi canali, e magari perché non iscrivervi. Allora, detto questo, io sono stata felicissima di fare questo video, non vado avanti perché comunque avrei voluto nominarne altri 5, però non vado avanti perché non mi va di fare video lunghissimi, io odio le cose, odio i brodi lunghi, ecco, e quindi va bene così. Quindi io vi lascio, e grazie mille a tutti per il vostro sostegno, sempre molto prezioso. E mi raccomando, seguitemi su Instagram. Bye guys, I love you.